abbiamo visto i danni che le mareggiate di qualche anno fa hanno comportato e stiamo mettendo in campo anche col Genio Civile di Siracusa un intervento che sia di rifioritura della mandellata, ma che sia anche di ricostruzione del riccio di testa, cioè della parte sommitale del molo, al fine di poter garantire che questo appunto porto possa ritornare in sicurezza e possa consentire l'approdo a tante imbarcazioni serventi al resto della nostra costa. Noi crediamo che procedendo con un intervento di manutenzione, di mera manutenzione, che l'intervento possa essere già progettato dopo le indagini nel giro di 6-8 mesi, quindi entro la fine del 2021 riuscire a definire indagini, caratterizzazione dei fondali ma anche progetto e quindi mandarlo in gara per i primi mesi del 2022 e se Dio vorrà iniziare i lavori prima dell'estate del 2022. Un molo, diciamo un braccio che è stato danneggiato dalle mareggiate soprattutto di 2-3 anni fa e che per anni e anni non si è mai fatta manutenzione. Oggi l'assessore si è reso conto di presenza del grave stato in cui versa, che chiaramente ne limita poi le capacità e le possibilità di lavoro, di movimentazione dei mezzi. Servono delle risorse, servono in tempi anche abbastanza rapidi, perché il tempo, ulteriori diciamo peggioramenti possono provocare ulteriori peggioramenti delle condizioni che poi chiaramente si possono ripercuotere sulla funzionalità del porto rifugio stesso e quindi poi di tutto quello che serve questo porto.